like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you too can have the strength to just get to your feet and go to the light, good things will happen. Ci sono attori il cui talento rimane indiscutibile nonostante le molteplici battute del resto, e Brendan Fraser è uno di questi. L'attore infatti, dopo essere stato candidato agli Oscar per il suo ultimo film The Whale, è giunto alla svolta di questa sua grande depressione che lo ha devastato in questi ultimi anni, e oggi vi voglio raccontare un po' la sua vicenda. Quindi ciao a tutti, sono Captain Ned, bentornati su Chuck e Azione. Classe 1968, nato a Indianapolis, Brendan Fraser ha viaggiato moltissimo nel corso della sua infanzia. La sua famiglia, infatti, si spostava spesso sia per brevi che per lunghi periodi. Proprio durante una delle trasferte con i suoi parenti si è ritrovato in quel di Londra, dove si è recato per la prima volta in un vero spettacolo teatrale. Questa esperienza lo ha convinto che la recitazione fosse la sua strada e, in seguito, lo ha portato a iscriversi al Cornish College of the Arts of Seattle. Negli anni 80 Fraser lascia del tutto la famiglia e si stabilisce a Los Angeles. Lì incontra l'attrice Alphonse Smith, che sposa nel 98 e dalla quale ebbe 3 figli. La coppia divorziò nel 2007 e purtroppo fra loro è nata un'aspra diatriba legale. La sua vita sentimentale rimase stoppata fino al 2022, dove si presentò sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con Jen Moore, make-up artist e sua attuale fidanzata. L'attore iniziò ad avere un po' più successo nel cinema a inizio anni 90, con dei film come Dogfight e Encino Man. Andando avanti, fece altri film un po' meno importanti, ma con attori di rilievo nel cast, come Matt Damon, Chris O'Donnell, Adam Sandler. Il vero boom lo ebbe nel 1997, con George of the Jungle, che si basava sull'omonima serie animata, e lì, diciamo, mostrò il suo fisico e il suo fascino, la sua bellezza a tutto il mondo. Ma il film che lo ha veramente consacrato fu La Mummia, un fantasy di avventura che diciamo pellicole per le quali lo ricordiamo di più, sono state un pochino più accattivanti, un pochino più anche nostalgiche a tratti, perché ci sono delle scene che rivediamo nei film successivi che ci fanno ricordare a queste sue pellicole. E furono fatti 3 film, ci fu una trilogia, solo che i primi 2 erano un pochino più simili, il terzo, avendolo fatto un pochino più avanti, cambiò un po' lo stile, cambiò il regista e quindi fece un po' meno successo. Proseguendo ebbe altri ruoli in serie come Scrubs, oppure anche nel film Looney Tunes Back in Action, quel film con tecnica mista tra persone e cartoni animati. Tutto ad arrivare nel 2010, anno in cui ci fu un tracollo, una sorta di blocco, di cui si è venuto a conoscenza solo nell'ultimo periodo, perché l'attore infatti si è ritirato dai giochi per un bel po' di tempo, causando comunque una grande curiosità da parte dei fan che lo hanno visto sparito nel nulla non sapendo cosa gli fosse successo. È riapparso solo nel 2018 con ruoli di secondo rilievo fino ad arrivare nel 2021, anno in cui gli hanno dato il ruolo di protagonista nel film The Whale, che arriverà proprio adesso nei cinema e per il quale c'è stata una candidatura agli Oscar. Molto importante, ha fatto commuovere il pubblico il nostro Brendan con queste dichiarazioni, cui uno spezzone vi ho messo all'inizio del video, forse quello più importante, perché dice delle parole bellissime, dice comunque nonostante tutto il dolore che si possa provare, la nostra forza viene nel saperci rialzare, nel saper tornare a essere noi stessi, nel risolvere i propri problemi con la forza di volontà che ci spinge ad andare avanti e tutto il resto. In tutto questo, adesso voglio anche raccontarvi cosa ha portato Brendan Fraser ad andare in depressione. E le ragioni principali sono state, in primis, il fatto che lui, essendo anche uno stunt, quindi portando il suo fisico a degli sforzi eccessivi per le riprese di una pellicola, quindi roba estrema tra l'altro, soprattutto nei film della Mummia, ciò ha portato il suo fisico a sforzarsi troppo e ad arrivare a condizioni abbastanza toste, e il suo corpo non ha retto, tipo per cui ha dovuto subire una sostituzione parziale del ginocchio e persino una laminectomia. E per chi non sa cosa fosse la laminectomia,
è l'asportazione chirurgica parziale o totale della lamina di una o più vertebre, ottenendo in tal modo un'apertura del canale vertebrale che consente l'approccio a patologie spinali degenerative, traumatiche, malformatiche o neoplastiche. E nonostante questo, metteteci insieme anche il fatto di aver subito delle violenze sessuali da Philip Berg, ovvero il presidente dell'associazione Hollywood Foreign Press nel 2008. E aggiungendo anche la morte della madre e il divorzio, potete soltanto immaginarvi cosa sarà girato per la testa a questo povero attore. Cioè, è un disastro dietro l'altro, il fisico va a quel paese, la famiglia va a quel paese, il matrimonio va a quel paese e persino l'intimità personale va a quel paese. Cioè, provate a immaginare come può diventare una persona dopo aver subito tutte queste cose. È una cosa immaginabile, cioè, è difficile capire questa persona, però almeno possiamo provare a biasimarla, quello ci spetta tutto. Non è stata molto bella la sua storia, è stata molto devastante, ma ciò che lo rende veramente una grande persona è il fatto che ha saputo rialzarsi in piedi e, diciamo, raccontare in maniera indiretta la sua storia e la sua lotta contro l'obesità in questo ruolo da protagonista in questo film, è The Whale. Quindi ragazzi, dal 23 febbraio sarà al cinema questo film e andatelo a vedere, perché sicuramente navigherete in un viaggio in cui capirete meglio le emozioni e tutto ciò che ha passato quest'attore nella sua depressione durata quasi un decennio. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, seguiteci sui social, da Ciacchiazione questo è tutto, ci vediamo presto al prossimo video e ciao a tutti ragazzi!